Stavolta mi cimento in una robetta che è degna di un'accademia di belle arti. Ora vi spiego cosa ho in mente di fare. Un bel disegnuccio magari dei miei. Con una piccola premessa. Voi preferite che lo faccia con questo, che è una striscetta di carboncino, o con una matita a carboncino come questa? Ebbene sì, pensavo di fare un disegno col carboncino, però con questa barretta no, perché non vorrei che i polpastrelli facessero una finaccia e si sporcassero indegnamente. Quindi adopererò questa matita. Ora vado a iniziare. Siccome per aumentare la bidimensionalità il carboncino va sfumato, non lo farò con i polpastrelli, ma con una specie di feltrino che non ho capito se funziona oppure no. Io ci provo, almeno così non comprometto i miei polpastrelli. Vediamo quello che salta fuori. Lollollo, pare che funzioni. Fermati qua. Dove cavolo scappi? Foglio dei miei cordoni.
ho bisogno anche di una gomma perché avevo sbaffato oltre il consentito. Mannaggia me! Ai lati delle dita si è formato un po' di nero. Lo svantaggio da operare o la matita o il carboncino sono questi scherzi ignobili, inconvenienti che bisogna mettere in conto. Porca miseria. Vabbè, continuiamo. Sono gli imprevisti di chi fa questa cosa esercitando la propria passione a livelli esponenziali come faccio io. Solo che invece di eseguire persone, eseguo personaggi metà uomini, metà animali, come ho già detto, in illo tempore. Che vuol dire lungamente, fino a tormentarsi l'anima, fino allo spiaccicamento delle balle. Proseguiamo perché non voglio lasciare il personaggio senza mani o senza braccia. Mica posso fare il Venere di Milo, che in questo caso è la Venere, visto che è un maschio, non è una femmina che ha pensato di non togliersi gli attributi maschili. Sono arrivato a disegnare anche quello, ma non lo mostro per problemi di pudicizia. E non voglio che qualcuno grida lo scandalo pensando questo è diventato chissà cosa. Ah, non posso neanche pensarci. Queste cose lascio che lo facciano altri. Bene, direi che la mia opera è venuta proprio come la volevo. Che ne dite? Gran bel lavoro, Carboncino!